Puntare sulla promozione e valorizzazione delle risorse della nostra terra per il rilancio della provincia di Salerno, sviluppando al tempo stesso le capacità che questa offre. È l'idea del presidente di Confindustria Salerno, Mauro Maccauro, che sottolinea come un ruolo determinante in questo processo deve avere la Camera di Commercio, luogo in cui la visione strategica delle diverse categorie produttive e dei servizi deve concretizzarsi in iniziative e progetti ritenuti indispensabili per il rilancio del territorio. In questo senso, gli industriali salernitani hanno inteso dare il segnale della dovuta attenzione indicando Andrea Preta alla presidenza della Camera di Commercio. Andrea Preta significa far ritornare la guida camerale agli industriali in un contesto però, secondo me, di responsabilità e di collegialità. Da questo punto di vista penso che all'ordine del giorno ci sia e ci debba essere il rilancio della promozione del territorio nella difficoltà delle risorse. Se lei pensa che la Camera impiegava circa 8 milioni di euro per la promozione della provincia di Salerno, non più tardi di 2 anni fa, questi 8 milioni per il decreto Renzi che ha tagliato i diritti camerali sono diventati 2 e diventeranno ancora meno. Io penso però che con una razionalizzazione della spesa, e in ogni ente c'è ancora possibilità per razionalizzare costi che possono essere tranquillamente tagliati, e dall'altro lato mirare l'attenzione, è possibile, secondo me, fare ancora un buon lavoro. In primis l'accompagnamento delle aziende all'internazionalizzazione, ad accompagnarle, a incentivare per far fare le fiere. Un territorio come questo, che vive di vocazione agroindustriale, per esempio, e tutto quello che c'è all'indotto, ha necessità di posizionare sempre di più i propri prodotti sui mercati internazionali. Credo che la Camera debba innanzitutto fare questo.